Amici carissimi, dopo il lungo racconto del capitolo 4 del Vangelo di Giovanni sulla donna di Samaria, eccoci dinanzi a un altro lungo racconto, un'altra storia, un'altra vicenda. Questa volta si tratta di un uomo nato cieco che incontra Gesù. E Giovanni ha questi racconti lunghi. Uno è l'incontro con l'ebreo ortodosso Nicodemo, che va a trovare Gesù di notte. L'altro è con la donna di Samaria, questa donna smarrita che ritrova il senso del vivere, la gioia di amare perché si è sentita amata. L'altro racconto lungo, sempre un incontro con Gesù, è questo del cieco nato in Giovanni 9. Ci sarà poi nel capitolo 11 un altro racconto lungo, la morte e la risurrezione di Lazzaro. Così abbiamo l'incontro con un uomo, l'incontro con una donna, l'incontro con un uomo, il cieco nato, e nel capitolo 11 l'incontro con un amico, Lazzaro, un uomo e due donne, Marta e Maria. Questo è il cammino che ci fa fare Giovanni. Bene, nel testo del Vangelo che questa domenica ascolteremo, Gesù dice, dichiara nella sua predicazione di essere nel mondo e nel mondo lui è la luce. Sono nel mondo, sono la luce del mondo. Quindi non è del mondo Gesù, è nel mondo. E del mondo lui è luce. Si incontra con questo cieco, nato cieco, quindi una situazione irreversibile, e Gesù compie dei gesti, sputa per terra, impasta un po' di polvere, gliela spalma sugli occhi, così piano piano, attraverso questi gesti, come a servirsi della terra, di ciò che è umano, di ciò che è nella natura, guarisce quest'uomo. E quest'uomo se ne va felice, ma adesso la sua vita cambia. Se prima era considerato un castigato da Dio e quindi era emarginato, non poteva lavorare e doveva vivere di elemosina, ed era un peso anche per i suoi genitori, per la sua famiglia, adesso diventa una spina nel fianco e dei suoi genitori e degli osservanti, rigorosi osservanti della legge. Questi osservanti, invece di essere felici di quest'uomo che riacquista o ha per la prima volta la vista, cercano di capire e di carpire da lui informazioni sul modo in cui è stato guarito. E quello dice: ma io non conosco quell'uomo. Insistono e quest'uomo comincia piano piano a riflettere sull'incontro con Gesù. Lui non sa che è Gesù. Poi lo chiama profeta. Poi insistono ancora perché vogliono a tutti i costi farlo cadere in contraddizione, e quest'uomo lo chiama il Messia. E siccome insistono, questo cieco guarito dice: ma volete anche voi farvi i suoi discepoli? La conclusione è che viene cacciato fuori dalla sinagoga. È esattamente quello che è accaduto nel 76 dopo Cristo. C'è stato un concilio di ebrei a Yamnia, il concilio di Yamnia, e lì è stata decretata l'espulsione di tutti i cristiani dalla sinagoga. Quindi quest'uomo
rappresenta i cristiani cacciati dal mondo ebraico, cacciati dalla sinagoga, perché ha avuto il coraggio di dire ciò che pensa, ha avuto il coraggio di dare testimonianza a un evento che gli ha cambiato la vita. E quando viene cacciato fuori, Gesù gli va incontro, incontra Gesù, e Gesù gli dice: tu credi nel Figlio dell'uomo? Quello risponde: ma chi è, Signore? E Gesù gli dice: colui che parla con te. Ed è a questo punto che il cieco nato da ebreo diventa cristiano. Un ebreo cristiano si prostra dinanzi a Gesù e riconosce in Gesù il Kyrios, il Signore che si era rivelato a Mosè sul Sinai, al rovetto ardente. È un cammino di fede, allora, che la Chiesa ci invita a fare in questa Quaresima e questa settimana in modo particolare, dal buio alla luce. E in questo cammino di fede siamo chiamati ad essere martiri di verità, anche se dobbiamo correre e incappare nell'incomprensione, nel pregiudizio, forse nell'espulsione rispetto alla cerchia dei benpensanti e di quelli che vogliono che le cose vadano sempre come sono andate. Il cristiano è davvero un ribelle non violento, un rivoluzionario del quieto modo di vivere, che possiamo esserlo tutti. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Arrivederci. Thank you.